Si possono scorporare investimenti sulla ricerca dal computo del deficit, che è un po' quello che chiedono in tanti? Questo bisognerebbe chiederlo a Juncker, non a me, però devo dire, to be serious, che insomma, è un obiettivo molto importante, rivisitare la composizione del bilancio dell'Unione Europea, no? Lei sa qual è la posizione italiana, insomma, il Presidente Renzi l'ha ribadito anche recentemente, e è uno spunto che tra l'altro nasceva da un Consiglio Europeo di 2 anni fa, se non ricordo male, cioè cominciare, è stato detto anche oggi, a pensare che quello che si spende in ricerca, innovazione e education non è costo ma è investimento. Ora, da qui a capire quali strumenti, quali tempi e quali metodi, chiaramente è un esercizio che dovrà fare la nuova Commissione e il nuovo Parlamento. Voi come Presidenza spingerete su questo? Sicuramente come orizzonte, diciamo, politico, noi riteniamo che un'Europa più istruita, che investe di più e adeguatamente in ricerca sia dal settore privato che dai governi nazionali e in innovazione, è l'unico modello di Europa che possiamo immaginare per il futuro.